Alfonso Balsamo per MSC TV con l'onorevole Mario Mauro, già vicepresidente del Parlamento europeo. Onorevole, in questo congresso statutario qui a Bonn è stato approvato un documento che formalizza il proseguimento dell'idea dell'economia sociale di mercato qui all'interno del Partito Popolare Europeo. Pensa che le tradizioni cristiane siano finalmente ritornate in auge nella più grande famiglia politica d'Europa? Non mi ero accorto che fossero mai tramontate. Il problema vero del Partito Popolare Europeo, e rimane un problema anche oggi, è con quale vigore vengono proposte nel contesto politico. Non manca nulla all'identità del Partito Popolare Europeo, voglio dire. Ciò che è mancato in questi anni e che potrebbe mancare in qualsiasi momento è, come capacità propositiva, la forza e quindi quell'ultimo passo che consente di realizzare dei progetti che siano per i nostri cittadini l'evidenza che ciò in cui crediamo è vero. E senza girare troppo intorno alle parole, se noi non saremo capaci, con i nuovi poteri che assicura Lisbona, di garantire una politica energetica comune all'Europa, di garantire un modo comune di guardare a quel fenomeno epocale che è l'immigrazione che viene dal sud del mondo, risolvendo il dramma degli interrogativi tra sicurezza e accoglienza, e se non avremo la capacità di tornare protagonisti sullo scenario della pace e della guerra con una politica estera comune, semplicemente avremo ucciso nella culla quasi quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita. Perché è vero che 60 anni di pace sono tantissimi, il più lungo periodo mai realizzato fin dall'inizio della nostra storia comunitaria, ma è anche vero che sono nulla rispetto alle sfide che il tempo ci pone. Lei è stato attivissimo nella difesa, nella tutela dei diritti umani, ma soprattutto della famiglia. In Europa sono state tantissime le sue attività in questo senso. Come pensa che la cultura cattolica, la cultura cristiana possa dare una giusta interpretazione dei diritti umani, soprattutto in un contesto europeo che al di là delle istituzioni sembra piuttosto scettico, l'ultima sentenza per esempio contro il crocifisso, ma molti altri così, atteggiamenti che vanno contro la nostra cultura cristiana. Come pensa che anche sotto la chiave dei diritti umani si possa finalmente ritornare a rivederli in maniera migliore? Rinegoziando la nozione stessa e il ruolo delle istituzioni, mi spiego, le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, sono garanti, non sono padroni della vita dei cittadini. È stato debole la cultura della famiglia e della persona negli ultimi 30 anni in Europa, perché i partiti in Europa hanno vissuto il rapporto con lo Stato in toni idolatrici. Anche la stessa esperienza italiana dice molto a questo proposito, si sono fatti partito-stato e invece bisogna essere consapevoli che quando si ha in mano il potere, una volta di più si è chiamati ad essere garanti della vita della persona e proprio per questo bisogna fare delle politiche che sono capaci di partire dalla persona, lo diciamo sempre, mettere la persona al centro, ma in concreto cosa vuol dire? Che devi chiederti ogni volta che affronti un tema che cos'è un uomo, a cosa serve, qual è lo scopo? Perché se ti poni questa domanda, allora sei costretto anche a chiederti come deve essere ad esempio un sistema pensionistico, un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema della produzione, un sistema finanziario per corrispondere fino in fondo all'esigenza di verità, di bellezza, di giustizia che l'uomo si porta dentro. Quando sei capace di far questo, fai politica e quando sei capace di fare questo, è un uomo cristiano, cioè profondamente persuaso di essere imperfetto, ma anche profondamente persuaso dell'esigenza profonda del bene comune per tutti, che si mette in moto. Lei si è occupato spessissimo nel suo partito in prima persona di scuole e università, peraltro laureato in università cattolica. Cosa pensa della non riuscita ancora del percorso che porta alla parità scolastica in Italia in virtù di una libertà di educazione che teoricamente c'è ma ancora difficile da rendere concreta? Guardi, concretamente in Italia il problema non è la mancanza della parità, ma la disparità assoluta che esiste tra una regione come la Lombardia, che quella parità l'ha già realizzata e compiuta attraverso gli sforzi del suo presidente, l'onorevole Formigoni, negli ultimi 15 anni, e regioni ad esempio come la Calabria, come la Campania, dove chi è povero è sostanzialmente obbligato alla scuola dello Stato. Questa è una profonda ingiustizia e per far questo i governi nel loro complesso, di destra e di sinistra, nel loro succedersi si devono impegnare per rimuovere le ragioni di questa incomprensibile ostilità. Incomprensibile perché è la nostra Costituzione che dice con chiarezza
che il principio dell'equipollenza è dovuto a chi tenta l'avventura dell'istruzione e della formazione. E nello stesso tempo noi dobbiamo essere consapevoli che la conoscenza è la nostra scommessa. Allora, prima di tutto, per poter garantire una generazione bisogna che questa generazione ci sia. Mi spiego. La Turchia è un paese che chiede di entrare in Europa. Da sola ha più della metà dei giovani di tutta l'intera Unione Europea. Quindi il primo problema è che una politica che scommette sulla conoscenza rischia di fallire perché manca la materia prima. Il secondo problema è che l'accesso all'istruzione, quindi l'intensità e l'eccellenza della formazione, diventino il primo punto e centrale nell'azione dei governi. Educazione, educazione, educazione. Questo è un programma elettorale da tenere in considerazione. Grazie mille, Presidente.